Bentrovati telespettatori del Sassone allo Stagno, questa settimana da Costa Volpino per parlare del referendum che non ha raggiunto il quorum. Solo il 32% degli italiani ha votato in questa tornata. Cosa ne pensate del referendum? È uno strumento comunque valido? È troppo alto il quorum del 50%? Andrebbe abbassato? Questo ed altro nella trasmissione che inizia ora. Era prevedibile. Purtroppo era prevedibile, poi a maggior ragione quando abbiamo ex capi di Stato e Presidente del Consiglio che dicono di non andare a votare, è una cosa vergognosa. Non le è piaciuta? Neanche un po', la gente deve andare a votare, vota quello che secondo loro può andare bene, ma devono andare a votare. È sbagliato dire al cittadino non andare, che se domani dovessero dirci da domani voi non votate più nessun referendum, noi cosa facciamo cittadini? Varremmo ancora meno di quello che vogliamo oggi. Ma a questo punto è valido lo strumento referendum? Se poi alla fine gli italiani non raccolgono l'opportunità? Qualcuno dice che sono soldi buttati. È un'opportunità politica, i nostri politici devono assumersi le loro responsabilità, altrimenti andare a casa. Altrimenti devono andare a casa quei personaggi lì. È ora di finirla di scaldare le sedie, prendere un sacco di soldi e gestire gli affaracci propri e basta. È giusto questa cosa del 50%, il quorum? Oppure dovrebbe essere per esempio libero? No, 50 più 1 va bene. La maggioranza ci deve essere, altrimenti diventa una gazzarra. Come fare ad andare d'accordo se non ha il 51%? In qualsiasi azienda sarei... La maggioranza di quelli che vanno a votare. Allora devono montare il 20-30%, la maggioranza... Devono andare a votare. Devono andare a votare. Il cittadino che non è andato a votare, per me, ha sbagliato. Per me. Lui deve votare quello che vuole, giustamente, però deve andare a votare. Quale sarà il futuro dei prossimi referendum? Sempre peggio, perché se loro inculcano ai cittadini questa idea qua che uno può anche lasciare, uno dice, ma chi me lo fa fare? Tanto il mio voto non vale niente, secondo loro. Chissà quanti soldi persi allora, buttati via. Soldi spesi dei nostri per cazzate del genere. Non si può andare avanti così, ragazzi, in Italia, è ora di finirla. Io è dal 1987 che non vado più a votare il referendum. Parlavo con un signore poco fa che diceva che chi non va a votare sbaglia. No, io ho votato l'ultimo referendum nel 1987, responsabilità dei giudici, dove l'80% degli italiani ha detto sì a responsabilità dei giudici. È successo qualcosa per lei quel referendum? È servito qualcosa quel referendum? Ancora oggi la responsabilità dei giudici non c'è. E l'80% degli italiani dell'87 aveva detto sì a responsabilità dei giudici. Allora i nostri governanti dovevano cominciare a risparmiare 400 milioni per il referendum. Hanno fatto 2 anni fa il referendum sull'acqua. Il ministro sta facendo legge sull'acqua. E qualcuno sta preparando un altro referendum sull'acqua. Allora se ne abbiamo altri 400 milioni, potrebbero servire ai fabbisognosi di questo paese, che ne abbiamo tanti, gli italiani bisognosi, quei soldi o no? Ieri 300 milioni sono andati persi. Ieri 300 milioni sono andati persi, potevano servire qualcos'altro o sbaglio? Allora cos'è la soluzione? Non facciamo più referendum? Allora, anche se si andava a votare sì ieri, per i 12 miglia dalla costa, se arrivano gli slavi, i croati, i macedoni a 14 miglia, cosa facciamo? Raccogliere il petrolio e il gas? Sulle acque internazionali lo possono raccogliere. Allora per 12 miglia che sono acque territoriali no, a 14 li raccogliono gli stranieri e noi lo paghiamo dopo. Vado avanti lei. Niente, quindi sono tecnicismi. Io vado a votare politiche e comunali. Il referendum ho deciso che non andrò mai più a votare perché non servono a niente. Perché se tu voti il referendum sì e poi cambiano la legge, cosa hanno fatto fare il referendum? O sbaglio? Uno strumento da cancellare. Da cancellare. In democrazia va bene, perché in democrazia vanno bene tutti i referendum. Perché io sono nato democristiano, vivo democristiano e voglio morire da andreottiano. Perciò non è che non ami la democrazia, sono un democristiano e adoro la democrazia. E il referendum è uno strumento di democrazia. Però quando si fa il referendum, che il popolo dice sì, i governanti devono dire sì anche loro, non cambiare la legge il giorno dopo. Ci sarebbe un tema che lei andrebbe a votare volentieri al referendum? Per adesso nessuno. Nessuno? Nessuno. Nessuno. Tipo, non so io, tagliamo il numero dei parlamentari, lei andrebbe a votarlo? Quello sì. Ha visto? Allora scusi. Allora, ma a giugno del 2006 Silvio Berlusconi aveva cambiato la legge sui parlamentari, voleva ridurli. Abbiamo votato a giugno del 2006 un referendum per tagliare i parlamentari o sbaglio? L'abbiamo fatto, il popolo italiano ha detto di non tagliarli. Questo è successo nel 2006, non 1000 anni fa. E quelli che lavorano?
li mantiene lei. No, io parlo dello strumento referendum, perché potevano votare anche no, eh? Non erano obbligati a votare, ecco, sì. Ma anche il prossimo non dovrebbero andare a votare, perché intanto non serve a niente. Abbiamo votato per milioni. Far pagare i magistrati dove li abbiamo messi. Ecco un altro come me. Dove li abbiamo messi, che comandano loro. Ma allora cosa serve il referendum? A niente. Perché dopo fanno quello che c'han voglia. E allora eliminiamo lo strumento. Certo, è ora che eliminiamo quelli lì e anche i magistrati li votiamo come votiamo i politici. I suoloni mettono chi gli pare nell'elenco, e però noi li votiamo. Quindi lei mi fa capire che anche al prossimo e al prossimo, prossimo. E al prossimo non andrà. Neanche, no. Neanche per sogno. Basta. Strumento inutile. Inutile. Cancelliamo. Che tristezza. Io son vecchio, ma non serve a niente. Ma ho capito, ma scusi, se tutti ragionano così vuol dire che allora noi popolo proprio non c'entra niente. Ma certo, intanto fanno sempre quello che c'han voglia. Ma questa è una frase proprio populista. Per cambiare. Per cambiare bisogna ammettere che comanda uno solo. No? Perché decisi di non votare? No. Non ci ho pensato. Non perché non lo ritiene uno strumento utile e valido? Boh, non riesco a capire come mai di queste trivellazioni. Boh, non lo so neanche io. Dovevano decidere. I tecnici e non far decidere al popolo magari su questo argomento? Come facciamo a capire noi queste cose? Cioè, perlomeno io, per me è troppo difficile capire, anche sarò anche un po' ignorante, ma... Non è l'unica che non aveva capito il... Non lo so. No. Ci dica perché. Perché non ha voglia più di votare. Un po' sfiduciato. Sì, maniche disgraziati tutti. No, non interessava... No, assolutamente. Ma il referendum è uno strumento valido? Serve a qualcosa il referendum? Ma no, sono tutte a balle. Andiamo avanti sempre così a casaccio. Nessuno è serio adesso, Ma se tutti fossimo andati a votare, per cambiare la legge si cambiava. Sì, di quello sì. Ma siccome a qualcuno va bene e agli altri no. Ma lei è da un po' che salta le votazioni o salta solo il referendum? No, ho saltato solo questo. Al prossimo referendum ci andrà? Sì. Ok. Quindi... E a votare bisogna andare. Giusto. Altrimenti cosa facciamo? Ma lei si era informato sul tema? Non è andato perché magari non lo riteneva interessante? No, perché io, secondo me, se lo chiudono ste impianti, rimane senza lavoro a tutti. Se abbiamo bisogno di petrolio, Lei non ci crede nelle fonti alternative, l'energia solare, l'energia eolica, geotermica? Beh, sono utili anche quelle. Se gli studi vanno avanti sicuramente andremo a finire lì, perché il petrolio si finisce. Ha votato? Sì, ho votato. Sai che lei è uno dei pochi che ho incontrato questa mattina qui a Costa Volpino ad aver votato? Sì. Come mai? Come mai non votano? Non votano, non credono più. Dicono che hanno perso la fiducia. È probabile, però dobbiamo andare comunque. Hanno ragione, avete perso la fiducia, lei ci crede ancora che il referendum può servire? Crediamo in noi stessi, ma non nell'aspetto politico. Lei si era documentato sul tema? Diciamo di sì, che mi sono documentato, non sufficientemente, però mi sono documentato. Qui a Costa Volpino come sono andate le cose? Non lo so. Non sa se c'è stata una forte affluenza? Non lo so. Fatto sta che è miseramente fallito. Infatti, è fallito, mi dispiace. I prossimi come saranno? I prossimi? Forse è questione, questo è fallito, ma i prossimi andranno a buon fine? O secondo lei referendum? No, non è questione di referendum. È l'incazzatura nell'insieme, sì. Che porta la gente a stare a casa. Porta la gente, però è un errore macroscopico. Non votare. Non dovrebbe. Si deve votare. È andata a votare? No. Perché? Perché io ho la bambina con la febbre e non sono potuta andare. Ieri sì. È rimasta a casa. Sì. Ma avrebbe voluto andare? Le è dispiaciuto saltare l'appuntamento? Sì, mi è dispiaciuto, sì. Cosa avrebbe votato? Si può dire oppure... No, non si può dire. No, è segreto. Ma secondo lei serve il referendum?
Sì e no. Cioè? Sì e no, dipende. Su questo argomento... No. Grazie. Ci dica la sua, è andato a votare? Cosa devo dire? Niente. Più vita di così. Ha visto che roba qui. Cioè, ah, ho visto, niente. Ho visto. Non è andato, è fallito miseramente. Andiamo indietro invece di andare avanti. Ma non dovrebbe essere un buono strumento il referendum per gli italiani? Quello sì, però ma vediamo pochi risultati. Lei è andato a votare? Sì, tutti i risultati si vedono zero, però speriamo in meglio. Cioè ti fanno cadere le braccia, uno stanno lì a organizzare, fare, poi gli italiani non raccolgono l'invito. Non dico niente perché guarda, ne accudisco le persone anziane in giro e so cosa vuol dire la fatica che si fa per tutti. Speriamo tempi migliori, buoni per tutti, perché non si può andare avanti così. Secondo te, nei prossimi referendum, si ripeterà quello che è successo questo spero weekend? No, spero che migliorino le cose. Tu avresti un qualcosa che non ti va bene sul quale vorresti lanciare un referendum? No, no, a me mi va bene tutto, bastata che ci sia tranquillità, pace per tutti e buon lavoro per tutti, veramente. Due signore sono andate a votare ieri? No. Perché non andate a votare? Non sono una a votare, sì, una perché no. Ero poco informata. E secondo lei era uno tema che potevano anche evitarsi? Per me sì. Poca gente. Sì, ma non dico, non me ne intendo poco, perciò non esprimo giudizi. Ma perché la gente non va a votare il referendum? Io non sono andata avvocata, come ti ripeto, non mi sono informata, allora ho preferito non votare. Solo per quello? Solo per quello, sì. Quando e se ce ne fossero altri, tipo ottobre c'è un altro? Ci penserò. Non è sicura però? Non sono sicura, no. Ma serve qualcosa chiedere il parere agli italiani? È giusto da un lato, però secondo me non serve. No. Non serve perché poi alla fine, cos'è? Mischiano lo stesso. Fanno quello che vogliono. Questa è una frase che sa che sento spesso. Ormai, è così. Dice che è davvero così? Non lo so se è davvero, comunque penso di sì. Sei andato a votare ieri? No, non sono andato. Posso chiederti per quale motivo eri impegnato? Non ti interessa? Ero fuori sede, altrimenti sarei andato a questa votazione. Ma eri documentato, ti eri informato? Sì, dai, qualcosa avevo guardato, poi non ho avuto occasione di andare perché ero appunto lontano dalla città di residenza. Ma sarebbe stato il tuo primo referendum oppure da tanti anni? Sì, era il primo referendum questo. Cosa ne pensi di questo sistema? Probabilmente c'è qualcosa che non va, se effettivamente è andato neanche il 25% della popolazione, anche perché è una cosa che riguarda tutti e sarebbe stato opportuno andare io in primis, ecco. Quindi comunque non sei uno contro lo strumento referendum? No, può servire, cioè se veniamo chiamati in causa, ecco, dovremmo rispondere presenti. Qualcuno dice che anche se veniamo chiamati in causa e votiamo, poi le cose non cambiano. Questo... Sei anche tu così generalista? Possibile, forse sì, forse no, però comunque non è giusto non votare comunque. Perché hai rinunciato al voto? Perché mi va bene che continuino a tirare fuori il petrolio. Andava e metteva no, perché poi superava il quorum e era la maggioranza, magari era dall'altra parte. Ah, quindi... Occhio. Scusa. Non si figuri. Quindi comunque secondo lei è uno strumento valido il referendum? Sino ad ora non si è dimostrato valido, perché hanno sempre fatto quel cavolo che volevano loro. Fai un referendum, dici non vogliamo questo e loro cambiano un po' le carte in tavola e rifanno le stesse cose, vedi sovvenzioni ai partiti e roba del genere. Ma allora perché gli italiani si ostinano a raccogliere le 500.000 firme che servono per indire un referendum? Perché poi sanno alla fine che... la speranza è sempre l'ultima a morire. Ah. Sì. Quindi c'è qualcuno che spera ancora di cambiare l'Italia? Tutti penso, tutti penso che sperino di cambiarla, certo. L'importante è che crepi qualcuno di quelli che non vuole che cambi. Il prossimo ad ottobre, cioè il prossimo referendum ad ottobre secondo lei raggiungerà il cuore? Cioè raggiungerà il cuore? Non sono al corrente, non sono al corrente di quello sul Senato? Sì. Penso di sì. Quello sarà più partecipato di sì, questo? Sì, sì, sì. Esatto, esatto. Speriamo bene. E poi vediamo di farci, che sono uno più furbo dell'altro, va bene? Nel senso che questo referendum non l'hanno abbinato le comunali, perché sennò raggiungeva il quorum, perché la gente va a votare per uno e poi vota anche per l'altro.
molti. E allora furbescamente diciamolo separati, perché così chi non va già magari ne ha poca voglia, non va del tutto. Quindi dice che secondo lei il governo non voleva che la gente partecipasse? Secondo me il governo ha le sue idee, io in questo caso condivido le idee del governo, per cui non dico che il governo non voleva. Diciamo che è stata anche una mossa per aiutare il fallimento del referendum. Diciamo che volevano buttare 300 milioni. Me l'ha detto lei in pratica? No. No, non l'ha detto. I 300 milioni l'hanno voluto buttare quelli che hanno proposto il referendum. Ah. 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 Vediamo di non cambiare le carte in tavola, va bene? Io non sono del PD, quindi non è che voglia proteggere il PD, però adesso se una volta tanto qualcosa si riesce a fare, che lo si faccia, che sia uno o l'altro, devono imparare questo, che non è il partito, è l'Italia, e bisogna che facciano le cose che servono all'Italia, e se si fanno quelle che servono, tutti devono votarle. Mi sono dimenticato. Ah, solo per quello, non perché non ti interessava il tema. No, veramente mi sono dimenticato. Ma il referendum è uno strumento utile? Penso di sì. O serve solo per far buttarvi un po' di soldi agli italiani? Spero che non sia per quello. Ai prossimi ci andrai, quindi. Certo, sono sempre andato a votare, ieri mi sono dimenticato. Vabbè, prossima volta. Che tipo di strumento è il referendum? Lasciamo perdere, che qui in Italia puoi votare quello che voglia, non succede mai niente. Quindi cambia bandiera, cambia partito, cambia tutto, non cambia niente in Italia. Sì, ho votato. Brava. Ah. Hai utilizzato uno strumento appunto in mano agli italiani. Purtroppo sei stata una delle poche. Ho visto, mi dispiace. Come mai secondo te? Evidentemente non si riteneva la necessità di questo referendum, anch'io compresa, cioè non lo ritenevo necessario, però sono andata proprio per non indebolire lo strumento. Secondo te lo strumento invece adesso ne esce indebolito? Sì, parecchio. Sì. E quindi ai prossimi come la vedi? Si riuscirà a raggiungere i quorum nei prossimi referendum o questo è un messaggio della serie? È inutile nemmeno proporli perché tanto. Secondo me dipende dall'argomento, evidentemente l'argomento non era sentito, cioè non interessava. Tu ne hai uno magari interessante da proporre? No. Raccoglieresti le firme, ti metteresti in campo? No, lascio fare ad altri questo lavoro. Okay. E il fatto che bisogna raggiungere il 50% degli aventi diritto? Forse una soglia un po' alta? No, assolutamente. No, mi sembra legittimo, mi sembra giusto. Qualcuno dice, se vanno a votare i 30%, la maggioranza di quei 30%. No, 30% è troppo poco, il 50, va bene così. Ma visto evidentemente gli argomenti vanno un attimino, cioè va fatto per cose, per l'opinione. Forse la raccolta firme, dovrebbero esserci più firme, perché si è visto che non era qualcosa che interessava la maggior parte della popolazione. Quindi 500.000 firme? Poche. Sì, poche. Portiamo il tetto almeno a 1 milione. Sì. Con quello magari qualcosa si smuove. Esatto. È andato a votare? Me no. Perché? Perché le no. Perché come andiamo a votare? Non è mai andato a votare? No. Non lo ritiene uno strumento utile? Tempo perso? No, non perso. Come andiamo a votare? Sei andato a votare? Certamente. Oh, perché invece tanti certamente italiani no? Perché probabilmente sono stanchi della situazione, sono delusi del comportamento della nostra classe politica e ma secondo te sarebbe cambiato qualcosa? Perché tutti mi dicono la stessa cosa, tanto non cambia niente. Bisogna vedere un po' sempre dal risultato, da chi e poi da questo risultato ne trae il potere e da come se lo gestisce, è il solito discorso della buona volontà che ci devono mettere anche chi viene poi incaricato di questa fiducia, di questo che non è un indifferente carico insomma. E i prossimi referendum andranno a finire tutti come questo? Ma non lo so, adesso io non ho seguito bene come si sono andati tutti, tanti, pochi, o non ho ancora da guardare. 32%, pochi. Veramente pochi, quindi vuol dire che... Era l'argomento di non interesse, poi lo strumento referendum che non va, che non funziona. Quindi non va. Colpa della domanda, colpa del quesito? Probabilmente, io non so cosa faranno di questo tema, ma
con così poca affluenza sicuramente non trarranno conclusioni. No, il quorum non c'è, quindi si straccia tutto. Esatto, è una perdita di tempo. E soprattutto soldi. Esatto, e contribuenti e tasse buttate. Ecco dove e il contribuente paga. E certo, è sempre così. Ieri sera, alle 9:30. Quindi ha accolto l'invito di quelli che appunto volevano che gli italiani sfruttassero lo strumento referendum. Certo. E invece no. Cioè, 32% solo. Ho visto, è una vergogna. Come mai? Perché è un diritto che abbiamo ed è giusto che venga esercitato, certo. Esercitato, cioè non riesco a capire perché si è parlato di astensionismo, sinceramente. Sa, quelli che mi hanno detto che non sono andati, la risposta più generale? Qual è? Tanto non cambia niente. Non importa, io mi sono sentita comunque in dovere di presentarmi e di fare la mia scelta. Ma qual è l'andazzo del referendum? I prossimi saranno tutti su questa linea? Non glielo so dire. È uno strumento che non vale? No, lo strumento è validissimo. Dobbiamo considerare quelle che sono state le lotte per ottenere queste cose da parte dei nostri padri fondatori. Il quorum è un po' troppo alto, il 50% più uno. Magari abbassarlo? No, io penso che dovrebbe esserci più senso civico. Al di là delle scelte che una persona può fare, non si sta qui a dire è giusto il sì, è giusto il no, ognuno è libero, ciao Ivan, però ecco, mi spiace molto. Lei avrebbe magari un referendum da proporre? No, mi piacerebbe soltanto che la nostra classe politica fosse un po' più, diciamo, democratica, perlomeno a livello di istituzioni. Funziona in Italia il referendum? No. No, perché la gente si lamenta tanto ma poi non fa niente. Ah. Lei secondo è andato? Me. Io sì. Oh. Ha esercitato il suo diritto? Io ho esercitato il mio diritto. Chi non l'ha fatto, peggio per lui. Perché chi non l'ha fatto, non l'ha fatto? Non lo so, forse pensano che in Italia non si possa fare più niente. La risposta è sempre quella. Sa cosa pensano gli italiani? Tanto non succede più niente. È la frase che ho raccolto oggi un po' da tutti. Però se nessuno comincia... Lei ha ancora fiducia? Se no buttiamoci tutti nel lago. Cioè... Che è pure qua vicino, quindi... È pure qua vicino. Niente. Il quorum del 50%? Ci si domanda anche quello. Quota non l'abbiamo raggiunto. Per la serie andrebbe abbassato? Sì, secondo me sì. Perché insomma a chi sta bene tutto è giusto che prenda anche le decisioni non della maggioranza. Della serie. Qualcuno ha detto addirittura a parte l'abbassamento, ma qualsiasi sia il numero dei cittadini che vanno a votare. Se vota il 15% vince la maggioranza di quel 15%. Esatto. Potrebbe andare bene una cosa così? A me sì. Magari potrebbe aiutare a fare aumentare le percentuali di voto o non cambierebbe niente? Ma forse sì, magari il cittadino si sveglia di fronte al fatto che comunque vada, prendono una decisione, allora magari dice, dico anche la mia. E accorpare tutte le votazioni in una? Quando ci sono le comunali, visto che arriveranno in tanti posti... Potrebbe essere un'idea per risparmiare un po' di soldi. Beh, si sono buttati 300 milioni di euro. Non sono pochi. Oppure far pagare la popolazione. Qualcuno ha proposto anche questa cosa. Se non si raggiunge il quorum, tassa per ritornare dalle spese. Cioè per... Con tutto quello che già paghiamo. Insomma, lavoro 6 mesi all'anno per darglieli al governo. Dicono che gli italiani se non li colpisci sul portafoglio non li schiodi. Ma vedo che anche colpendoli sul portafoglio non si schiodano. Niente. Ha sentito. Non abbiamo raggiunto il quorum. Ecco, no. Ah, buttato via. Lei, voi avete votato ieri il referendum? Sì. Avete fatto il vostro dovere di cittadini? Certo. Avete mai saltato una votazione in vita vostra? No, sempre andati. Ci dica cosa pensa del referendum. Madonna, no. È uno strumento valido? No. Sono soldi buttati via. Soldi buttati via? Sì. Lei è andata a votare? No. Perché?
No, non sono andata a votare. Perché? Perché di no, no, no. Si chiede agli italiani la loro idea, il loro parere? No, 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 non sono andata. Ma perché non le interessava l'argomento? No, non mi interessava l'argomento, poi ti ho detto che sono soldi buttati via. Votato al referendum? No. Solo questo? No. Perché non è uno strumento valido? Perché non vi interessava il quesito? Non ci eravamo. Ma solo per quello. Altrimenti avreste votato. Sì. Sì, forse sì, cioè non ritenevamo comunque valido perché se non c'eravamo. Certo. Non, altrimenti. Però comunque aveva letto il tema? Sì, avevo letto il tema, avevo letto tutto, però niente, per me non era un. Però gli italiani non hanno raccolto l'invito, cioè l'invito, l'opportunità di andare a votare. Non ho seguito proprio completamente, non so come sono andate le votazioni, non so niente, grazie. Prego. Referendum, niente. Non hai votato? No, niente. Perché? Perché di no. Reputi che sia inutile? Sì. Sì, 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 sì. Tanto non cambia? Niente. Il signore ha votato al referendum? No, non ho votato, ma sono stato un coglione, dico sinceramente, non ho votato perché ho avuto i problemi e non ho potuto andare, però avrei dovuto votare. Quindi un po' le dispiace? Mi dispiace molto, sì, anche se è stato diciamo un po' per causa forza maggiore, no? Però mi dispiace. Tanti italiani invece... Coglioni, a mio avviso, coglioni, coglioni, io compreso io in questo caso. È uno strumento valido il referendum? Certo che è valido. Beh, e va fatto perché sai che poi loro fanno delle leggi che fanno sparire anche il referendum, eh? E poi dovrebbero anche cercare, solo che qua non si può, punire chi istiga a non andare a votare, tipo Napolitano. Non sono cose da fare. È un reato, sarebbe, è un reato, è un reato. Bisognerebbe restare... neutrale, ma loro dovrebbero, ma questo qua non è mai stato neutrale, ma è un reato proprio quello di istigazione a non voto. E adesso a ottobre c'è un altro referendum? A quello costituzionale? No, a quello non posso mancare. A quello centrale. Anche voi faccio portare quella carrozzella, ma non posso mancare. Gli italiani possono davvero decidere in prima persona il futuro dell'Italia con il referendum? Sì, no, nonostante l'ostacolo del potere che cerca di tutto per sabotarli, per fare cose illegali attraverso i mass media, tutto, no? Però se tengono duro riescono a... Qualcuno dice che il quorum è un po' troppo alto, il 50% degli aventi diritto, più uno. Guarda, anch'io penserei così, che è piuttosto altino, piuttosto altino. Sarebbe meglio diminuire, diciamo così, il quorum. Sì. Piuttosto... E addirittura toglierlo? Ma della serie chi va va, se tu non vai io... non sarebbe sbagliata, certo che tanto il 90% non si assentono, no? Perché se è stato il 90% allora non è valido che tolgano il quorum, no? Ma dato che ci sembra abbastanza un buon numero che vanno a votare, sarebbe opportuno che toglierlo, a mio avviso. Se uno vuole decidere decide, se uno non vuole sta a casa, però sono d'accordo. Non compromette anche i soldi spesi, perché certo, sa che certo. Ha letto quanto sono costati. Sì, ma nel dettaglio sono tanto, ma so che sono cifre enormi. Sono 300 milioni di euro. Di fumo. Fumo. Li facciamo pagare chi non è andato. Sarebbe una cosa bella, guarda, chi non è andato, sì. Anche lei. Anch'io. Grazie. È tutto per la nostra trasmissione questa settimana da Costa Volpino, grazie a voi amici del paese che ci avete seguito in questo appuntamento, grazie a tutti coloro che da ovunque seguono Sassone allo Stagno, anche dal web. Ricordiamo che sul canale di YouTube di Antenna 2 potete rivedere tranquillamente tutte le puntate della nostra trasmissione. Grazie a Vladimir Lazzarini per il montaggio e le riprese del Sassone allo Stagno, torneremo a farvi compagnia sempre qui, il martedì alle 20:40 e poi in tutte le repliche, sull'88 Antenna 2 TV.